Il nostro complice Renzo. Gli abbiamo tolto di dosso i suoi panni e l'abbiamo trasformato in un immigrato senza un lavoro fisso, in un lavavetri. La prima parte dell'esperimento si svolge a Milano. Ecco, siamo a Piazzale Loreto e vediamo come se la cava Renzo. Lavavetro con la signora? Da qualcosa? Dai, per la signora. Non far finta di non vedere, amico, da qualcosa. Non ti rompere le scatole. Vetro sporco, amico. Fai vetro sporco. Dai, lavo vetro. Aia, aia, amico, aia. Dai, amico, da qualcosa. Grazie, signora, bella, grazie. Lavo vetro, dai, lavo vetro. Ho detto di no! Dai, amico! Dai, bella signora, non arrabbiarti! Dai, amico, guarda qualcosa, amico! Dai, amico! Pulito, amico, pulito! Te! Te, amico, dai qualcosa! Ma tu non vedi? Girare così con me, tu non vedi? C'è vento, guarda, c'è un lacco e c'è vento, ma io lavorare, amico, bisogna di mangiare, fame! Amico, tu ricco, bella macchina! Dai, da qualcosa. Piuttosto che niente. Grazie, amico. Lavo vetro, amico. No, pulito, cazzolato. Sorry. Da qualcosa stessa. Io ho fame. Fa freddo qui a Milano. Bisogna andare... Di dove sei? Io, Tunisi. Allora dovresti ritornare al tuo paese. Allora. Non lavoro al mio paese. Non lavoro? No. È perché qua lavoro. E qui lavo vetro. Lavo vetro. Grazie, amico, grazie. Dai, amico, lavo vetro. Dai, amico. Amico, fammi io. Tu lavoro, io no. Da un panino. Non c'ho il pane. Pane? No, pane. No, c'ho la farina. Da un po' di farina. Ti do un sacco da 50 kg di farina. Mangiare in tanti? Casa? Sto male di andare a lavorare. Anch'io sto male. La caramella per il mal di gola. Dai, caramella, grazie. Anche per il mal di gola. Fa niente. Riempire lo stomaco. No. Grazie, amico. Ciao. Renzo ha lavorato per ben 5 ore a questo semaforo. In totale ha contattato più di 300 automobilisti. 58 gli hanno dato qualcosa. Alla fine dell'esperimento, nelle sue tasche c'erano 37.400 lire, 12 sigarette e 4 caramelle. Il giorno successivo Renzo si è trasferito a Roma. Noi ci siamo appostati ad un semaforo sul Lungotevere e vediamo com'è andata. Non ti ha detto di no, Faccio un minuto, amico, un minuto, ho finito, amico. Asciugo, amico, dammi asciugo, amico. Arrabbiato, amico. Come cazzo te pare, poi? Dico? Da qualcosa, amico. Pulito? Tu grosso, come sta dentro il 500? Comodo. Da qualcosa, amico. Ce lo dico. Da qualcosa. Che te devo dare? 1.000 lire. 1.000 lire? E chi ce l'ha 1.000 lire? Avesse 1.000 lire e siamo so picco. Veramente, Ce l'ho. Dammi una sigaretta, amico. La sigaretta. Grazie, amico. Oh, ho detto no! Asciugo allora. Adesso pulito, amico. Guarda, tu adesso guidare bene. Ti devo pagare il caffè allora. Sì, grazie, allora. Amico. Paga qualcosa, amico. C'ho niente, spicci. 1.000 lire. Te lo pago un'altra volta. Va bene. Bravo, sorella, a fare carità. Da qualcosa, suora. Da qualcosa, suora. Fare carità. Grazie molto. Grazie, amico, grazie a lei. Grazie, sorella. Per fortuna ci sono ancora delle suore che fanno la carità. E anche qui l'esperimento è durato 5 ore. 70 persone hanno dato qualcosa a Renzo, 12 in più che a Milano. Ma la cifra finale è stata di 34.800 lire, leggermente inferiore a quella milanese.
I romani, in media, hanno dato circa 500 lire contro le 650 dei milanesi. Ed infine, il terzo giorno, siamo andati a Napoli. Qui abbiamo avuto delle difficoltà a trovare il semaforo adatto. È rosso! Ci siamo dovuti spostare più volte perché i napoletani tendono a non fermarsi nonostante il semaforo segnali rosso. Al terzo tentativo, in piazza San Lazzaro, abbiamo individuato un semaforo rispettato dalla maggioranza degli automobilisti. Vediamo qui cos'è successo. La voglia, amico Pedro. Ciao, amico. Tieni qualcosa per me, amico? Dammi una sigaretta, amico. Stai fumando, amico? Grazie, amico. Dammi 1.000 lire. 1.000 lire assai. Io ne guadagno 30 giorni. Se te ne do una a te, mi mancano 29. Posso dare 200 lire, ma non 1.000 lire. 1.000 lire sono 1.000 lire. Ma io non lavoro, amico. Tu lavori, fortunato. 1.000 lire. Tu non è che dici 500 lire. Amico, io ho fame. Ma tu lavoro, io non lavoro. Dai, amico, dai qualcosa. No, ci siamo da tutti. Mette, che sono 3.000 lire. 500? Ma ne mai dici 200 te? Sigarette, dammi una sigaretta. Cioè una cosa ti ha picchiato perché a sconto non va. Ciao amico. No. Ciao amico. Rosso. Sigaretta. Caramelle. Ciao amico. Tutto bene? Tutto bene. Grazie amico. Buona giornata. Bella signora, dai qualcosa. Non fai finta di non vedere, bella signora. Non far finta di non vedere, bella signora. Senti, io passo 4 volte al giorno qua, tu mi fai pulire il vetro 4 volte. Vabbè, io non lavo vetro, tu dai qualcosa per me. Lavo vetro? Fazzoletti, forza. Io adesso sto cominciando a lavorare, perché tu non hai lavorato. Non l'ho guadagnato, allora, amico. Guadagnato, no. Dammi tu a me 5.000, via. Aspetta! Amico, da qualcosa? Amico Rico, grazie. Grazie anche a te, grazie. Tu sì. Trova lavoro per me, amico. Guarda te che non lavori. Trova un lavoro per me, amico. Ciao, bella signora, da qualcosa a me che non ho mangiato oggi. Fame, tanta fame, grazie signora, grazie, grazie signora, grazie. Grazie, amico, grazie, ciao. Come avete visto, questa è stata sicuramente la giornata più redditizia. Nelle 5 ore dell'esperimento, quasi un automobilista su 2 ha dato qualcosa. Alla fine Renzo si è trovato in tasca 55.000 lire, ben più che nelle altre città. Anche i rifiuti qui non sono mai stati netti e decisi, ma sempre motivati o sdrammatizzati con una battuta. Insomma, il rapporto con Renzo non è mai stato rifiutato. L'impressione è che i napoletani abbiano più attitudine a prendersi cura di chi è diverso o in difficoltà. Quasi come se Napoli fosse più abituata alle emergenze di questo tipo. Beh, devo dire molto